parliamo di questa PAC, di questo patto agricolo comunitario che non piace a nessuno. Ma perché non piace a nessuno? Ma perché dal punto di vista della burocrazia non semplifica nulla. E che un agricoltore, piccolo o grande che sia, debba perdere 100 giorni all'anno su 365 in pratiche burocratiche è follia. E poi è tarata sulle esigenze di altri paesi, come tutta Europa e come in tutti i settori. Ad esempio questa pratica del greening, che ti impone di tenere non coltivata una parte del tuo terreno per un'agricoltura intensiva come quella lombarda, come quella italiana, è follia. Quindi è misurata su altri parametri, ma come l'Europa sta aiutando altri. Io parlavo stamattina, al di là dell'incontro di oggi, con dei produttori di riso che sono preoccupati, se non terrorizzati, per l'invasione di centinaia di migliaia di tonnellate di prodotto che arriverà da qui a breve dalla Cambogia, dal Myanmar, dal Vietnam, dalla Cina, perché l'Europa ha tolto i dazi, ha tolto qualsiasi limitazione quantitativa e quindi non puoi competere con chi lavora a $2 al giorno. E quindi l'Europa, dal punto di vista dell'agricoltura, notizie positive non ne porta e non ne porterà, temo, anzi. La Lega, Matteo Salvini, che cosa chiede in primis in questo senso? Qual è la prima cosa da modificare, se si può ridurre il discorso a questa cosa qui? Cosa è la prima cosa da cambiare di questo patto agricolo comunitario? Innanzitutto i controlli e i numeri. Proprio questi partono da presupposti sbagliati. Cioè, sul riso stanno lavorando su un documento della Direzione Generale Agricoltura che dice che il costo per ettaro in Lombardia è di 800 euro, mentre è il triplo. Quindi quantomeno che sappiano leggere, scrivere e far di conto e partano da dati esistenti, poi controlli e poi protezione. Non protezione per essere difesi, noi abbiamo qualità, abbiamo quantità, ma non possiamo competere con chi lavora contraffacendo, perché l'Italian sounding, così si chiama, il finto parmigiano, il finto grana padano, la finta mozzarella, il finto gruviera in giro per il mondo, devono avere una fine. L'Europa sta trattando adesso con gli Stati Uniti per armonizzare i rapporti e gli scambi fra Europa e Stati Uniti. Metta l'Unione Europea, imponga, pretenda che non esiste Italian sounding. Il parmigiano è parmigiano, il grana padano è grana padano, l'olio d'oliva è olio d'oliva, non è che se qualcosa gli assomiglia può mettere il tricolore. Però questo dipende dalla volontà di Bruxelles, che temo non abbia questa volontà. Per la serie pizza, polla, mortadella, quei prodotti che si vedono arrivare dall'estero. Ho ancora due domande molto brevi. La prima, tu che l'aria dell'Europarlamento la conosci abbastanza bene, come reagirà l'Europa davanti alle richieste che studierete, che state studiando? Temo che se ne freghi, come fa nel campo del commercio, del turismo, della pesca, della tutela del lavoro dei camionisti, delle guide turistiche, degli infermieri. Tendenzialmente privilegia gli interessi di altri. L'Italia in Europa va a chiedere, forse per cortesia alla fine ci danno qualcosa. L'alluvione in Emilia non è stata abbastanza dannosa perché non ha raggiunto 3 miliardi di danni e quindi non arriveranno i grandi aiuti per le grandi calamità dell'Europa. Quindi noi però ci proviamo, come Lega non ci arrendiamo. Come Lega, anche se fossimo i soli, noi siamo stati fra i pochissimi, anzi l'unico partito italiano a votare compattamente contro l'accordo di libero scambio col Marocco per l'agricoltura. Cioè noi saremo invasi da prodotti, da agrumi, non tanto di interesse di Cremona, ma penso agli agricoltori siciliani, ad esempio, di agrumi del Marocco, perché l'Europa ha deciso di aprire quel mercato in cambio di aiuti alle aziende tedesche che andranno da quelle parti. Quindi sono pessimista, ma non smetto di combattere e non smetto di pensare a un'altra Europa che è possibile. Sappiamo che la Lega, quanto a provarci, è sempre in prima linea. L'ultima domanda che ho anticipato poco fa, ti abbiamo sentito origliando, ma in maniera assolutamente composta, le parole Perri, Berlusconi, ci proveremo. In ambito di elezioni qui, come la vedi? La sinistra è un problema, perché la sinistra, lo vedo io da milanese, tendenzialmente smonta quello che hai fatto in 15 anni di lavoro precedente e avvantaggia gli altri, quindi i milanesi sanno quanto sono aumentate le tasse comunali in questi soli 3 anni di Giunta Pisapia. Certo, il centrodestra regge laddove le persone sono di buona volontà e si rispettano vicendevolmente, laddove qualcuno si ritiene al di sopra di ogni sospetto, di ogni critica, è un problema, è il caso di Perri, nel caso di Cremona. Noi come Lega a volte preferiamo mantenere la nostra autonomia, la nostra dignità e la nostra libertà. Vediamo se ci sono ancora margini di discussione, però ripeto, chi ci tratta male una volta, due volte, tre volte poi non può pretendere che la Lega si appiattisca. Noi corriamo in piedi, non in ginocchio da nessuno.
quindi comunque si azzagni e correte con lui, al di là poi dei tentativi. A meno che qualcun altro che non sia in Lega non cambi idea, noi la nostra battaglia la facciamo da soli a testa alta.